Aveva nelle sue disponibilità 70 fabbricati, 215 terreni, una cava per l'estrazione di inerti, 25 società, 30 automezzi e un hotel, ma al fisco aveva dichiarato redditi irrisori. Negli ultimi anni, in particolare, la sua dichiarazione dei redditi era stata di 2.887 euro nel 2009, 8.000 euro nel 2008 e nessuna entrata nei 4 anni precedenti. Una sproporzione così ingente da fare scattare i controlli incrociati portati avanti dai carabinieri del NOE di Catanzaro e dai carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro. Dopo verifiche e controlli sono stati sequestrati beni per circa 200 milioni di euro. Al centro del provvedimento Salvatore Mazzei, imprenditore di Lamezia Terme, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e attualmente agli arresti domiciliari. Sono stati proprio i diversi reati che lo stesso avrebbe compiuto in materia ambientale a fare scattare le indagini. L'uomo infatti ha più volte violato tra l'altro i sigilli che erano stati apposti alla cava di inerti procedendo con i lavori, un curriculum di tutto rispetto con diversi procedimenti penali aperti e 2 arresti. In questo caso però il provvedimento di sequestro non è legato alla normativa sui patrimoni illeciti di provenienza mafiosa, ma ad un'indagine ordinaria, come l'ha definita in conferenza stampa il procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Vitello, che ha firmato la richiesta insieme al sostituto Luigi Maffia. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri a Catanzaro, alla presenza, oltre che dei 2 magistrati, del tenente colonnello Giorgio Naselli, comandante del reparto operativo provinciale, del maggiore Giovanni Caturano, comandante del gruppo Carabinieri Tutela Ambiente di Napoli, del capitano Domenico Dente, comandante della compagnia di Lamezia Terme. I beni sequestrati sono tutti riconducibili a congiunti dell'imprenditore e ad una donna che non ha vincoli di parentela. Sì, è un'importante operazione che nasce da un'attività di accertamento svolto in maniera ordinaria nell'ambito di un'attività, come dire, tipica della Procura territoriale, come è Lamezia Terme, per cui rispetto a un soggetto che risulta commettere reati e risulta quindi con una certa frequenza essere oggetto di accertamento, è naturale che si facciano verifiche sul patrimonio. E questa verifica può portare, tra l'altro, anche a una proposta di misura patrimoniale in termini di misura di prevenzione, cosa che è avvenuta in questo caso. Nello specifico, che tipo di beni? Abbiamo, diciamo, vi è una vasta gamma di beni, vi sono beni immobili per un numero cospicuo, circa 70, vi sono beni mobili registrati, autocarri, quindi mezzi o anche operativi. Ci sono 25 società, quindi patrimonio societale, chiamiamolo così, patrimonio mobiliare, e quindi vi è, come dire, tutta l'area di riferimento di quello che può costituire un patrimonio di un soggetto che lavora in questa regione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha presieduto stamane, insieme con il sottosegretario Aurelio Misiti, un incontro per affrontare le criticità del porto di Gioia Tauro. Vi hanno partecipato il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, con la vice Antonella Stasi, i dirigenti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il presidente dell'autorità portuale, Giovanni Grimaldi, i rappresentanti sindacali di categoria di CGIL, CISL, UIL, UGL e SUL e i rappresentanti di Consip Italia e di Medcenter. Durante l'incontro, è scritto in una nota del Ministero, sono state esposte nei vari interventi le problematiche e le criticità che interessano l'attività produttiva del porto di Gioia Tauro e si è avviato un approfondimento sulle possibili soluzioni per consentire il rilancio del porto e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Su proposta del ministro Matteoli si è deciso di riconvocare un nuovo incontro che si terrà il prossimo 5 luglio alle ore 12. Il lasso di tempo, è scritto nella nota, servirà a realizzare una serie di approfondimenti e di incontri sulle varie questioni aperte in vista di raggiungere i risultati auspicati. Ho particolarmente apprezzato, ha dichiarato Matteoli al termine dell'incontro, l'equilibrio e il buon senso dei sindacati nell'affrontare un'emergenza così complessa e le aziende coinvolte nell'attività logistica del porto di Gioia Tauro per la loro disponibilità. Ringrazio anche il presidente Scopelliti e i rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro per l'attenzione dimostrata e soprattutto per i contributi essenziali che apporteranno nella ricerca delle necessarie soluzioni per rilanciare l'importanza
importante impianto portuale di Gioia Tauro e nel contempo per salvaguardare l'occupazione. Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ha voluto passare davanti al gate portuale di Gioia Tauro, dove era in corso un'assemblea dei lavoratori, per salutarli e rincuorarli in merito all'avvertenza che li vede coinvolti per la difesa del posto di lavoro. Io posso fare poco, ma quel poco che posso fare, cioè parlare del vostro futuro e di quello del porto, cercherò di farlo dovunque andrò nei prossimi giorni. Se c'è un antidoto concreto e vero che rende liberi dalla criminalità organizzata e dalle mafie, questo è il lavoro. Viviamo in un paese, ha aggiunto il presidente di Libera, che è disuguale per opportunità e per crescita economica. Nella nostra organizzazione sono presenti CGL, CISL e UIL ed io parlerò con loro per chiedere la massima attenzione sul vostro futuro. Don Ciotti, alla fine del suo intervento, ha voluto stringere la mano a tutti i giovani portuali che aspettavano notizie dalla riunione romana, incoraggiandoli a non demordere, invitando la politica e le istituzioni a fare di tutto per salvare il porto di Gioia Tauro.